Buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata di Il caffè dell'Eco, la puntata numero 12. Oggi è 30 gennaio 2021. Eh, sono le 10.09 parleremo dell'emergenza covid e di come la macchina della solidarietà non si deve fermare e parleremo di un'emergenza di cui abbiamo già scritto con due articoli nei, me, nei mesi precedenti sull'emergenza eh, dovuta alla, alle donazioni di sangue ne parleremo eh, questa mattina con la dottoressa maria Teresa Bua, che è, che è il direttore sanitario della Frates eh, Francesca eh, Zicarelli. Prima di iniziare con eh, questo primo collegamento, io andrei a parlarvi un po' di, di alcuni numeri di quelli che sono stati gli effetti del lockdown e dei lockdown mondiali che tuttora ci stanno anche permettendo di eh, arginare un virus che, mh, che sta ammietendo così tante vittime e soprattutto in attesa del, del vaccino della eh, tanto invocata eh, immunità di gregge. Ehm, Abbiamo, come dicevo prima, eh, dovuto fare, eh, utilizzare metodi anche drastici come la limitazione delle libertà personali e quindi lockdown. Il World Food Program dell'ONU ha denunciato che, nel, che eh, 265 milioni di esseri umani sono oggi al limite della morte per fame a cause dei blocchi. In Occidente il virus e eh, il lockdown stanno tenendo i malati non Covid lontani dalle cure, i pazienti stanno evitando le cure mediche. L'Università di Oxford sottolinea come i pazienti bisognosi di aiuto medico non da Covid sono caduti nel dimenticatoio. In Italia, secondo il Corriere della Sera, i, mo i morti per malattie cardiovascolari sono triplicati dall'inizio della pandemia. Lo Stat Magazine denuncia che le donazioni di sangue sono precipitate, rinviando così interventi e trapianti. Parleremo proprio di donazione di, donazione di sangue, quindi di solidarietà e lo faremo con, eh, come avevo annunciato eh, poco, eh, poco fa, con eh, la eh, dottoressa. Maria Teresa Bua che eh, tra poco sarà eh, in collegamento eh, con noi e di cui parle, con, cui, con la quale parleremo di, eh, di, di, questa, di questo allarme eh, che, eh, che esiste e eh, di cui bisogna fare eh, molta attenzione. Ma eh, magari prima di eh, parlare eh, direttamente eh, con eh, la dottoressa andrei eh, a, eh, diciamo a vedere gli ultimi numeri eh, della eh, giornata eh, di, eh, di ieri, An eh, dei numeri del Covid che anche nella eh, fascia... Diciamo, non dico eh, ionica, ma in tutta eh, la Calabria vede un, eh, un, un calo, un calo dei, eh, delle, delle infezioni. Dunque, la Calabria in vista della zona gialla conferma il calo dei nuovi positivi. Dunque, una situazione che sembra andare per, per il meglio, soprattutto eh, nella eh, fascia ehm, nella fascia ionica e a Corigliano Rossano. Eh, ricordiamo come in queste ore eh, c'è un po' di apprensione, eh, ehm, c'è un po' di apprensione nella, ehm, nella eh, città di Corigliano Rossano. Dopo che è stato trovato un ragazzo positivo eh, nel un ragazzo positivo a, eh, proprio a rossano in una eh, scuola media di, eh, di, eh, di rossano eh, la scuola media è la roncalli eh, e ha creato molte agitazioni intanto vedo collegata eh, con noi l'ospite del, della mattinata la dottoressa Maria Teresa Buari, ripeto, che è il direttore sanitario della Frates Francesca Ziccarelli ed ex dirigente, eh, per anni è stata dirigente medico responsabile del settore donazioni del servizio trasfusionale dello Spock di Corigliano Rossano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora dottoressa, prima eh, ho, ho accennato un po' a, de, a, a questa emergenza, più che emergenza, a questa paura che c'è in giro per quanto riguarda la, la donazione la, e la solidarietà che deve continuare. Eh, è bene parlarne con un medico. Quindi la prima domanda, dottoressa, malgrado il covid, malgrado il contagio, quanto è importante donare e quanto è sicuro donare? È vero, noi stiamo vivendo un periodo molto buio in cui le paure sono diventate tante, eh, perché la gente chiaramente eh, anche per andare a donare in ospedale ha paura. Anche se dobbiamo dire adesso iniziamo ad avere questo barlume di speranza con le vaccinazioni, perché già eh, insomma, gli operatori sanitari sono stati vaccinati, quindi speriamo di poter eh, procedere pian piano anche ai donatori e a tutta la popolazione, nonostante ci siano tutte queste problematiche. Ma donare il sangue è sempre importante. E perché? Allora, io voglio ricordare tutte le persone che hanno bisogno di sangue. Quindi iniziamo eh, dai malati oncologici, per esempio. E, mh, poi abbiamo tutti i pazienti cronici, i pazienti dialitici. E ricordo per esempio anche i ragazzi talassemici che ogni 10-15 giorni vanno presso il centro trasfusionale per trasfondere. Cioè in Italia vengono fatti praticamente al giorno 1800 donazioni. Donazioni 1800 trasfusioni, chiedo scusa. Ecco perché è importante avere il sangue a disposizione. Perché chiaramente voglio dire, già abbiamo un periodo buio, già siamo in periodo di pandemia, quindi se viene a mancare anche questa risorsa, sicuramente per queste persone avremmo molti più problemi. E poi, chiaramente, bisogna ricordare le donne che partoriscono, bisogna ricordare gli interventi chirurgici, bisogna ricordare gli incidenti stradali e quindi tutte queste situazioni che potrebbero insomma richiedere l'uso del sangue poi do, dottoressa sì è molto importante donare anche e eh, non solo in tempo di pandemia molte volte c'è proprio la, sì. Sì, la paura più che la paura la sorta del trauma dei, 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 degli aghi io faccio il mio esempio io vorrei tanto donare solo mm. che mh, quando faccio le, le, le analisi del sangue ogni volta mi sento male, per me è un peso, io poi tra l'altro sono, eh, sono ho il gruppo sanguigno zero, quindi penso che sia anche abbastanza ricercato. Eh, Però tanto. magari qual è il, il modo anche per superare questa, questa paura? Cioè il... Beh, io penso che è una questione proprio di volontà, perché noi, io durante tutti gli anni, insomma, eh, nel nostro servizio ho visto avvicendarsi tante persone eh, che però sono riuscite, proprio perché era talmente forte la volontà di donare, che sono riusciti anche a superare questa paura o almeno ci hanno provato alcuni non volevano vedere l'ago alcuni per esempio non volevano vedere il sangue e noi mi ricordo che lo coprivamo insomma con un telino però eh, sicuramente ci vuole una forte motivazione anche perché ricordiamoci comunque che il sangue non si può fare in laboratorio cioè noi non è un prodotto che noi possiamo produrre in altro modo. No, l'unica fonte è l'uomo. E quindi ecco perché diventa importante, proprio la, la donazione. Poi oggi direi anche un'altra cosa: che è vero che siamo in tema di pandemia e quindi in un momento così particolare, però, se si osservano quelle che sono, indando le regole dettate dalla pandemia, e poi tutte quelle regole che sono state messe. In atto dal Centro Nazionale Sangue proprio a tutela dei donatori e dei riceventi, direi che si può donare in sicurezza. Ciao. Sì, po poi. Non se stava concludendo, sì. prego, prego. No, no, prego, possiamo allora. parlare. Eh, dopo. Poi mh, si parla tanto di plasma iperimmune e eh, si può donare anche a eh, Corigliano Rossano. Di cosa si tratta? Eh, questo è un appello soprattutto a chi ha, ha sviluppato il Covid. Cioè, sì. il plasma iperimmune è praticamente una donazione di plasma, eh, però fatta dalle persone che hanno avuto il Covid, perché chiaramente queste persone hanno sviluppato degli anticorpi contro la malattia. E quindi eh, in questo plasma che si va a dare eh, ci sono gli anticorpi contro il Covid che vengono poi utilizzati proprio perché si è visto che dal punto di vista clinico c'è un miglioramento proprio delle condizioni cliniche dei malati di Covid. Eh, le pensi che eh, in tutti i centri trasfusionali in Italia si sono adoperati, ce ne sono 175 e si sono tutti adoperati a fare delle raccolte di plasma iperimmune. Attualmente questi sono i dati chiaramente del Centro Nazionale Sangue. Ci so, sono state raccolte circa 5100 subunità insomma di plasma iperimmune. Dunque, noi rinnoviamo questo quest appello che è un appello oltre che di, di civiltà ma anche di, di, di umanità di superare quelle che sono magari delle, delle paure anche se adesso vedendo anche i numeri c'è una situazione un po' diversa da quella di, eh, di marzo o aprile forse abbiamo creato anche degli anticorpi contro questa eh, paura quindi l'ultima più che domanda il consiglio proprio da parte di un medico Cosa bisogna fare? Allora, il nostro eh, telespettatore in questo momento sta avendo la trasmissione. Benissimo. Come faccio a donare? Quali sono i recapiti? Quali sono i contatti? Quali sono i modi per donare a Rossano? Allora, intanto eh, adesso per donare bisogna prendere l'appuntamento. E questo proprio perché è una delle regole della pandemia. Eh, non bisogna evitare gli assembramenti quindi eh, si deve contattare l'associazione di cui si fa parte o il centro trasfusionale proprio per potersi recare lì perché massimo ci si trova due o tre persone insomma quindi eh, già questo eh, è un eh, fattore molto importante poi eh, che cosa le associazioni presenti sul territorio sono molteplici noi abbiamo la fratres eh, se si va praticamente già eh, sul gruppo Facebook oppure sul sito della Fratres qui c'è il gruppo Francesca Ziccarelli eh, si possono avere tutte le informazioni o al limite si può contattare qualcuno ma questo anche le altre associazioni insomma, sicuramente le avranno attivate e poi chiaramente eh, sono importanti insomma eh, andare lì con le mascherine ma questo già lo sappiamo perché ormai le mascherine sono diventate insomma eh, un corredo arredo proprio di tutte le nostre giornate, quindi non si esce senza mascherina. Poi lì chiaramente ci si può disinfettare le mani, ma ognuno di noi comunque ha dietro sempre la mucchina. E poi chiaramente lì c'è il pre-triage, insomma, è tutta una serie di cose che vengono fatte. E perché dico che le persone possono essere sicure? Perché. Intanto eh, i donatori adottano queste misure, però le stesse misure vengono anche adottate dal personale del centro trasfusionale, perché pure loro sono soggetti a controlli di temperatura, pure loro usano mascherine, guanti e poi c'è anche un'altra cosa, che comunque attraverso la trasfusione non eh, viene trasmesso il Covid. Almeno queste sono le notizie che noi abbiamo. Sì, dottoressa, quindi speriamo soprattutto che oltre al ruolo di, di informazione, di informatori, diciamo, questa mattina sia anche stato un momento di, di condivisione e di sensibilizzazione in un tema importante. A me non resta che ringraziarla e ringraziarla soprattutto per la disponibilità che vi ha mostrato in questi giorni per l'attenzione anche certosina nel ricercare dati e per, e per la puntualità che ha dimostrato quindi e la ringraziamo che ringrazio veramente lei e tutta la redazione dell'Eco dello Ionio intanto perché abbiamo avuto la possibilità di parlare di donazione anche perché insomma la donazione è solidarietà e condivisione proprio delle problematiche di salute delle persone e dare sangue significa Veramente, insomma, dare vita, penso io. Grazie, bene, dottoressa. Allora, le auguriamo una buona giornata. Grazie. Arrivederci. Terce. Eh, ringraziamo eh, la dottoressa eh, Maria eh, Teresa Bua e noi ehm, ci concentriamo su quello che è il finire eh, della puntata, ma prima una, una dettagliata rassegna stampa di quello che è accaduto nell'ultima eh, settimana a eh, Corigliano, più che l'ultima settimana, settimana per quanto riguarda il, eh, per quanto riguarda il, il Covid. E eh, eh, nelle 24 ore su, sugli aggiornamenti che ci sono stati nella, nella nostra città, Corigliano Rossano, ma anche eh, sul eh, Pollino. Eh, prima, eh, di andare, mh, prima di andare proprio nel dettaglio a eh, parlare di, ehm, dei vari argomenti che si sono susseguiti nella, eh, nel nostro territorio, andrei a vedere, vi leggo i dati dell'ultima settimana dal 23 gennaio, si è passati dal 23 gennaio che c'erano 67 casi a Corigliano Rossano, il 24 gennaio si è scesi a 17, ma attenzione c'era stato un guasto nel sistema telematico dell'ASP di Cosenza. Ma via via vediamo, partendo qui dal 23 gennaio, poi al 25 con 53, quindi da 67 a 53, poi un calo del 26 gennaio a 38, 27 gennaio si è arrivati a 25, il 28 gennaio a 8. Io faccio riferimento a Corigliano Rossano e ieri 11 casi. Cosa vogliono dire questi numeri? Beh, si sta tanto eh, divagando anche sulla responsabilità delle scuole, in quanto è in quanto sicurezza nella scuola, nella propagazione del covid, beh, questi numeri ci danno un'idea eh, di, di, di sicurezza e sicuramente vanno contro tendenza a, eh, lo chiamare un eccessivo zelo e paura nei confronti di, eh, e di preconcetto anche, nei confronti di un luogo, un luogo. soprattutto io faccio riferimento, attenzione, alle scuole elementari e alle scuole medie, luoghi estremamente sicuri. Il problema delle superiori è un altro: il problema delle superiori è dettato dai trasporti, e lì la situazione è un po' differente. Io sono assolutamente favorevole per il ritorno a scuola per elementari e medie, e lo avete potuto notare anche all'interno e eh, durante le nostre trasmissioni. Molto di meno, anzi, sono contrario per il ritorno a scuola. Delle, eh, delle superiori ma proprio a proposito della scuola andiamo con eh, una mini rassegna stampa di, eh, di tutto ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore con una delle notizie del giorno cioè quella che fa riferimento al presidente facente funzioni della regione calabria nino spirli Spirli pensa alla didattica differenziata. Voglio lasciare libertà di scelta ai genitori, il presidente. Questa forma di prudenza ci ha permesso di passare dalla zona rossa alla zona gialla. Inoltre, il presidente ha dichiarato come grazie a queste misure anticontagio con la chiusura delle scuole si è arrivati a un 25% in meno. Ma non c'è soltanto, non, non, non parliamo solo di Covid, ma parliamo anche eh, di, eh, della notizia magari di, eh, di questa mattina che fa riferimento al sindaco di eh, Corigliano Rossano Flavio Stasi. Ricordiamo che nelle scorse ore... C'è stata, stata la visita del commissario Asp dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, eh, la eh, regina, il sindaco di Corigliano Rossano ha diramato nella tarda serata di ieri un comunicato stampa in cui ha precisato visita commissario la regina Stasi, ho, espo ho esposto le enormi difficoltà quotidiane. Il nuovo commissario dell'ASP dell di Cosenza Vincenzo La Regina ha fatto visita ai nosocomi di Corigliano Rossano, ricordiamo il nostro sindaco, molto sensibile, molto attivo ed in prima linea per eh, un diritto quantomeno indispensabile che eh, non tanto eh, tutto il discorso inerente alla sanità pubblica, ma alla tenuta dei, dello SPOC e dei due presidi ospedalieri di Corigliano e di Rossano dunque adesso andrei a concludere ricordandovi però l'appuntamento imprescindibile di, eh, di questo pomeriggio oggi sabato 30 gennaio ore 19.30 in streaming e sulla nostra pagina facebook l'eco in diretta eh, ci sarà, come potete vedere in sovrimpressione, l'attuale primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, e prossimo candidato allo scranno più alto di Palazzo ehm, Campanella, quindi alla presidenza della regione eh, Calabria, Luigi De Magistris, già ex magistrato presso la procura di Catanzaro. Calabria è il tempo del cambiamento o del gattopardo all'eco in diretta c'è De Magistris. L'ex magistrato sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Calabria interverrà oggi, perché il riferimento allo screen è di, eh, dice domani, ma è oggi sabato 30 gennaio, nel talk settimanale di politica, cultura, attualità dell'eco dello Ionio. Insieme al collegamento con il primo cittadino partenopeo, in studio ci saranno in diretta il dottore Broccolo e l'avvocato Amerigo minicelli Si parlerà di Corigliano Rossano, del processo di fusione, dell'operato dell'attuale amministrazione di Corigliano Rossano con un occhio a De Magistris. Ma è importante... Ehm, assistere a questa puntata perché ci saranno diciamo, de de degli spunti molto interessanti in vista della, ehm, delle prossime elezioni di aprile a Coriglia, a in Calabria e sarà interessante chiedere anche al sindaco eh, se eh, è a conoscenza del, oltre del processo di fusione a Corigliano Rossano, se conosce eh, e se, se conosce il nostro sindaco Flavio Stasi, eh, cercheremo insieme al nostro direttore Marco Le Fosse di, eh, di entrare già nel ring e vedere eh, se ci sono delle alleanze in vista a, eh, nella nostra città. Eh, Rossano è, è corigliano, corigliano -Rossano, la sibaritide è da sempre appetibile. Da parte dei politici che si contendono eh, il ruolo egemonico nella nostra regione, tante volte siamo stati, come dire, eh, sedotti e abbandonati, vedremo. Infatti, è, è puntuale il titolo che è stato scelto proprio dalla, dalla puntata del Gattopardo di Tomasi da Lampedusa: tutto cambia, ma in realtà rimane tutto com'è. Sono le 10.33, questa è stata una puntata del caffè dell'Eco un po' un caffè ristretto, oserei dirlo. Ieri c'è stata un'edizione straordinaria, ieri sera, che vi invito ad andare a rivedere con l'interessante eh, intervista eh, e confronto con il deputato Francesco Forciniti che si è detto assolutamente contrario al ritorno ormai chiaro di Matteo Renzi al governo, aprendo anche una lacerazione all'interno del Movimento 5 Stelle, lacerazione fino a un certo punto perché sappiamo che eh, nel Movimento 5 Stelle le voci discordanti diciamo, sono state sempre messe un po' a tacere, adesso si parla. Di, eh, di chiamare a raccolta Rousseau eh, di Battista che vuole lasciare in movimento il, il nostro deputato eh, Francesco Forciniti si è detto assolutamente contrario ma non ha chiuso la porta di fatto a un possibile ingresso non dico forzato di Renzi ha detto ok io sono d'accordo se Renzi poi verrà messo a Bada, ma sappiamo del, della chiave macchiavelliana anche dell'ex sindaco di, um, di Firenze. Uh, un pensiero, quello di Forciniti, che era stato anche uh, sottolineato da uh, Francesco Sapì, anche lui di Corigliano Rossano, che ai microfoni dei colleghi del Corriere della Calabria aveva detto meglio Berlusconi che Renzi, 24 ore dopo è cambiato tutto, staremo a vedere. Inoltre però ieri Francesco Forciniti, sempre nell'intervista di ieri sera, nell'edizione speciale Decaffeinata, vista l'ora del caffè dell'Eco, aveva ehm, sottolineato come nel recovery plan c'era poco, poco ionio, poca sibaritide. Eh, una, diciamo eh, nulla di nuovo all'orizzonte diciamo per questo territorio dunque per me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento per la prossima settimana per martedì con una nuova interessante puntata del Caffè dell'Eco vi ricordo però tutti gli appuntamenti del nostro palinsesto di visitare il nostro sito www.ecodelloionio.it e ancora una volta ultimo appello di assistere a partire dalle 19.30 al caffè dell'Eco condotto dal nostro direttore Marco Le Fosse, ospite il sindaco di Napoli e prossimo candidato alla presidenza della regione Calabria Luigi De Magistris. A me non resta che salutarvi e, e augurarvi un ottimo weekend, fine settimana e una buona domenica. Arrivederci a tutti voi.